Valorizziamo tutti gli artisti, scrittori, musicisti, poeti e cantanti di Zaponeta. Per esempio, quale persona legata a Zaponeta c'è il professor Luigi Frontino, politico, scrittore, poeta, paroliere e docente di lettere nella scuola media. È nato a Zaponeta, provincia di Foggia, frazione di Manfredonia, il 25 novembre 1946. La sua casa natia è a Corso Manfredonia numero 63. Il professor Luigi Frontino è l'autore di un bellissimo libricino intitolato La storia di Zaponeta, di 32 pagine, ma è un libricino molto importante per Zaponeta, che vediamo nella diapositiva. Pubblicato nel 1976. Ma il professor Luigi Frontino ha scritto molti altri libri che, se qualche casa editrice interessa, può liberamente pubblicare. Ma come vediamo nella diapositiva, ha scritto anche questo libro su Zaponeta. Intitolato Zaponeta, poesie e canzoni della mia terra, così come vediamo in diapositiva. La copertina di questo libro che è di 3 pagine, suddiviso in 7 capitoli. Il titoli: La mia poesia, la mia terra. Secondo, il mio io. Terzo, oggi e domani, le memorie di ieri. Quarto, ai miei cari. Quinto, persone e personaggi. Sesto, scuola e vita. Pensieri e libertà. Settimo ed ultimo, 9 testi per canzoni. Pensate, anche i testi per canzoni. Questo libro è una miniera di notizie. Ma vediamo la copertina posteriore.
Ecco, vediamo su in alto a sinistra una sua bellissima fotografia. E questa è una breve biografia di questo personaggio importante di Zaponeta. E oltre ai dati che ho già annunziato, la sua breve biografia dice: questa è la vita mia, che è una canzone da lui scritta e musicata da Ripari e Monaco, che è il titolo del 45 giri edito dalla casa discografica America Records ed inciso dal cantante Nico nel 1984 a Milano, con gli elogi da parte di settimanali nazionali. In questa diapositiva vediamo il professor Luigi Frontino in una fotografia recente del 2018. Scattata a Zaponeta, nella sua casa di Zaponeta. Ma veniamo a questo suo bellissimo libro dedicato a Zaponeta, di 233 pagine. Dal capitolo 3 di Oggi e Domani, le memorie di ieri, a pagina 106, leggiamo la lettera dedicata a sua moglie Maria, nata a Rionero in Vulture, provincia di Potenza, in Basilicata. Allora, a pagina 106 del suo libro, dice: la mia casa natia a Zaponeta, di Corso Manfredonia numero 63. È una pagina che dedica a sua moglie e dice: a mia moglie, la fanciulla che si fermò ad osservare incuriosita il particolare di quella casa facendola il fato diventare anche la sua. Ci siamo visti per la prima volta il 1º agosto del 1983. E dice lui: me lo ripeti spesso che per andare al mare di Torre Pietra attraversasti nel lontano 1963 un paesino di nome Zaponeta, a te rimasto impresso per un vasino pieno di basilico, posto sul davanzale del finestrino dell'abitato, lungo il corso che era la strada nazionale. A portare te con la Fiat 850, Lucietta e la piccola Antonietta, fu il brav'uomo Gerarduzzo, con cui parlavi sempre di quella caratteristica casetta
soprattutto quando scendeva fitta la neve sul tuo tetto di Rio Nero. Era esattamente la mia casa natia. Ricordarla per tanto tempo e rivederla ricostruita, dopo il nostro primo incontro al tuo paese, alla presenza di bravi amici comuni, è stato un evento davvero bello e sorprendente. Anche a te, come a me, piaceva com'era prima. Evidentemente le mie origini si sono compenetrate nelle tue. Quella casa nostra fa ormai parte della storia del paese. Nella mia casa natia ho conosciuto politici ed uomini di Stato, tutti d'un pezzo. Poi ha visto nascere per la prima volta l'autonomia di Zaponeta da Manfredonia e ha reso particolarmente me felice d'esserci nato. Quando la rivedo mi ricordo dell'infanzia, mentre tu per un attimo della giovinezza, quell'attimo che per te è diventato amore eterno per una persona affettuosa, semplice e genuina come me. Quella casetta ha fatto amare te, me. Me e te. Ecco, questa lettera il professor Luigi Frontino l'ha scritta e dedicata a sua moglie Maria l'11 maggio 2004. Ma il professor Luigi Frontino è un nostro contemporaneo. Cioè vuol dire che se noi andiamo a Zaponeta possiamo incontrarlo per strada, possiamo parlare con lui, possiamo andare in un bar a gustare un caffè, possiamo anche andare a casa sua, come è capitato a me il 2018, che con lui abbiamo fatto un po' di chiacchiere, abbiamo parlato, una specie di intervista, perché, ripeto, è un nostro contemporaneo, non è come Dante Alighieri che ormai non c'è più. Lui c'è, lo possiamo sempre incontrare. E adesso vediamo il video di quell'incontro che ho fatto io con lui, che mi è stato presentato anche dal suo amico Dante Nenna di Zaponeta. Vediamo il video. Zaponeta, provincia di Foggia, 29 luglio 2018. Mi trovo in compagnia del poeta, scrittore, politico, scrive anche testi di canzoni, signor Luigi Frontino, che pubblica anche libri come questo.
poesie e canzoni della mia terra. Un titolo più bello di così, Zapponeta. Allora, signor Frontino, dica come mai è venuta questa idea di essere un politico, uno scrittore, un poeta, cioè una passione. Lo so che lei è laureato, però non tutti i laureati dopo coltivano delle passioni, come lei. A dire la verità, sin da piccolo avevo ispirazioni poetiche. L'ho coltivato col tempo, con gli studi, e ci sono riuscito. Ho pubblicato per primo la storia di Zapponeta nel 75. E poi nel 2004 Zapponeta, poesie e canzoni della mia terra. Ho anche scritto alcuni testi per canzoni, qualcuno a livello nazionale. Questa è la mia vita, cantata da un ragazzino di 10-12 anni nel 1984, sì. Ed è stata anche presentata da Walter Chiari in una trasmissione di Rai 3. Una bella soddisfazione. Poi tanti giornali hanno parlato di me, ne sono stato contento, ne sono fiero, e devo dire che questa pubblicazione mi ha dato un bel po' di soddisfazioni, perché tutto ciò che è stato guadagnato, diciamo, non nel vendere, ma nell'offrire, perché è stato tutto a base di offerte. Tutte le offerte per questo libro sono state devolute in beneficenza di un ragazzo di Zapponeta, che non ho mai parlato di questo ragazzo, ma di un ragazzo sì, e un ragazzo che aveva bisogno. E io l'ho fatto col cuore, quindi non ci ho guadagnato niente, ma ci ho guadagnato tanto per aver fatto del bene. Ora è in fase di completamento di un'altra opera, che si chiamerà Zapponeta Rio Nero e viceversa, andata e ritorno. Sarà un libro che sarà sicuramente pubblicato negli anni a venire. Il materiale già ce l'ho pronto, però questa volta non posso fare tutto a spese mie, perché ho fatto tante altre cose che naturalmente non posso. E quindi, se ci saranno da parte di amministrazioni, diciamo, delle offerte, perché io non voglio guadagnare niente, però non voglio spendere niente, ho già speso troppo, quindi questo voglio pubblicare, sì, però naturalmente a spese o di amministrazione o di enti locali, e sarò naturalmente fiero di pubblicare ancora altri libri. Ho altri su Zapponeta, un libro già ce l'ho pronto, poi ho tante altre poesie, c'ho anche un libro di narrativa che già stilato, già soltanto che sarà anche pubblicato, però questo sempre a spese di case editrici o di amministrazioni o di enti. Io soldi non ne posso più mettere fuori, perché ho ben altro da fare. Ma lei è stato anche consigliere comunale? Sì, sono qui. Stato capogruppo consigliare di 3 partiti. Io sono stato, sono e sarò sempre socialista. Sono nato con queste idee e morirò con queste idee, da socialista. E nel 76, nella prima amministrazione, il Partito Socialista era alleato con altri 2 partiti, il Partito Repubblicano e il Partito Comunista, e sono stato eletto capogruppo consigliare nella prima amministrazione. Dopodiché
però poi me ne sono andato a Milano, mi sono realizzato nel mondo della scuola, perché qui non c'era la possibilità di poter realizzare, e quindi via. Poi sono stato 9 anni, sono tornato a Rio Nero, sono rimasto a Rio Nero come lavoro, perché da Milano ho avuto il trasferimento a Genzano di Lucania, e dopodiché poi mi sono stabilito a Milano, però sono sempre venuto sia a Ippocampo e sia a Zapponeta. Oggi si può dire che sto più a Zapponeta che non altrove, perché ormai ho costruito qualche bella casa, e quindi voglio stare qua. Sono ritornato, era il mio sogno quello di tornare, e ci sono te, ce l'ho fatto. E poi anche nativo di Zapponeta. Poi un attimo, io amo la mia terra, l'ho sempre amata, continuo ad amarla e l'amerò per sempre. È stato sempre il mio sogno ed è la mia realtà. Le mie terre sono sempre state coltivate, le ho sempre amate, amo il mare, amo la... A proposito, devo dire una cosa. Ultimamente ho consegnato al sindaco di Zapponeta una poesia sulla bandiera azzurra, bandiera blu, che l'ho portata io di persona al comune. Si chiama, è stata anche affissa nella sua stanza, la poesia, e si chiama Sogni e realtà a Zapponeta. E parla proprio dei miei sogni, della mia realtà, che naturalmente è stata evidenziata con la bandiera blu. Va bene, signor Luigi Frontino, poeta, scrittore e anche autore di testi di canzoni. Ha fatto piacere questa breve chiacchierata tra di noi, tantissimi auguri, e così come lei mi ha fatto capire, con tutta questa voglia di scrivere, di collaborare, spero che lei viva 1000 anni. Grazie, grazie, grazie mille. Arrivederci. Grazie. E auguri. Ciao, grazie. Ciao, ciao. E così come abbiamo sentito dal professor Luigi Frontino, i proventi di questi libri vanno tutti in beneficenza a favore di un ragazzo disabile di Zapponeta, e questo fa tanto piacere. Comunque lui, dopo queste chiacchiere, queste 4 chiacchiere tra di noi, mi ha detto che ha molti libri ancora da pubblicare, molto materiale. E dato che lui questi libri li ha prodotti in proprio, cioè ha pagato lui, per i futuri libri, per le future pubblicazioni, cerca una casa editrice che li pubblica. Altro particolare che mi ha detto è che lui ha donato al comune di Zapponeta 150 libri di quello che vediamo in diapositiva, di 233 pagine, affinché tutti i cittadini di Zapponeta potessero leggerlo ed apprezzare questo libro, ideato e scritto da un loro concittadino, il professor Luigi Frontino. Ciao a tutti.